Ciao, io sono Pilar Abella e questo è A Fabulous Style. Adesso andiamo incontro all'estate, allora si spera che uno parte in vacanza e si fa dei bei viaggi, no? Però c'è un tema un po' doloroso: cosa mettere in valigia, perché ogni tanto dobbiamo partire con delle valigie piccole per esigenze o di linee aeree o quello che sia. Insomma, abbiamo poco spazio, allora vogliamo sfruttare questo spazio al massimo? Allora vi do un po' di idee. Per esempio, io ho questi pantaloni che sono in chiffon, molto leggeri, molto, molto chic, che mi piace tanto perché li posso combinare in tanti modi. Per esempio, adesso ce li ho con questa maglietta mi sembra che è di Forever 21, è un bel verde foglia che va molto bene con tutti i verdi che sono presenti nel pantalone, e li ho combinati con queste scarpe un po' tipo da ginnastica per fare un look molto casual, però comunque un casual curato. Potrei mettere anche una maglietta in cotone per renderlo ancora più, insomma, per girare, per vedere mercatini, insomma, per questo genere di cose. Però questi stessi pantaloni, basta cambiare il top, basta cambiare le scarpe e c'hai già un altro outfit. Un'altra cosa positiva di questo genere di pantaloni è che li metti in valigia stropicciati e comunque non succede niente. Sono sempre pronti all'uso. Allora, io vi ho portato un po' di cose. Per esempio, c'ho altre. Questa è una maglietta in seta pura, vecchissima, però che comunque il nero va sempre bene su tutto. Vi ho portato anche dei sandali neri che possono essere combinati con questo pantalone e con questo top per fare un look un po' più curato. Poi, visto che abbiamo poco spazio in valigia, uno può decidere di mettere tutte queste magliette, un po' di toni che combaciano con le altre cose che metti in valigia. Io per esempio adoro il rosso, allora questo bel rosso che è di H&M, che è un finto seta, però che richiama il rosso dei fiori qua sui pantaloni, e lo puoi mettere con anche i sandali neri e stai benissimo. Vuoi cambiare leggermente il look? Allora, io c'ho questa specie di halter top, questo top halter top, che si mette così e già rendi il look un po' più chic. Poi è bianco come lo sfondo. Allora, questo lo puoi mettere di nuovo con dei sandali bassi o ti metti dei tacchi argentati. Come vi ho detto in un'altra puntata, nero, argento, oro e nude va con tutto. Allora, con 4 paia di scarpe puoi combinare tutti i vostri look all'interno della valigia, e così non dovete portare un'infinità di scarpe. Allora, questo è già molto chic. Vuoi renderlo un po' più chic e forse di sera rinfresca un po'? Si spera? Allora puoi mettere una bella camicia con qualcosa che accentua, qualche manica un po' particolare per dare un'idea diversa. Poi un altro modo per rendere l'outfit completamente diversa sono gli accessori. Allora giocheremo con un po' questi accessori che vi ho portato. Potete mettere una collana divertente con tanti colori che può essere combinata un po' con tutto. Poi c'ha questi colori che a me l'estate piacciono tanto: il turchese, il verde, il rosa, il bianco. Allora può andare un po' su tutto. Poi ho preso questi, e questa collana è di Sartoria Italiana, costa 10 euro, 12 euro, qualcosa del genere. Poi ci sono anche questi orecchini, che ovviamente sono bigiotteria, una cosa divertente, che sempre danno un tocco divertente, spensierato a qualsiasi outfit. Allora andiamo a vedere gli outfit. Ed eccomi qua, mi sono cambiata semplicemente il top, mi sono messa una maglietta, perché questo è taglio maglietta, anche se in seta, e già ho cambiato leggermente il look. Mi sono messa i sandali bassi neri, però mi posso mettere anche dei sandali alti neri, mi metto una collana, per esempio questa è sempre di Sartoria Italiana, che ha delle cose divertentissime per l'estate. Poi tra l'altro questo rosso richiama il rosso
dei fiori, dei pantaloni, mi metto degli orecchini un po' divertenti e già ho fatto un look completamente diverso. Vediamo un altro look. Mi seguite? 1, 2. Ed eccomi qua. Ho cambiato di nuovo la maglietta, ovviamente taglio maglietta perché in seta non è in cotone, però funziona anche con una in cotone. È in tono rosso che richiama i colori rossi dei fiori dei pantaloni. E mi sono messa questi orecchini in piume di bigiotteria, molto divertenti, perché tanto l'estate è per essere spensierata. Allora il nostro look deve richiamare questo animo, no? Anche se siamo pieni di preoccupazioni del lavoro, dei figli, delle cose, forse il nostro mood esterno influenzerà il mood interno. E allora semplicemente ho cambiato questa maglietta, ho messo un paio di orecchini divertenti e già ho cambiato un altro look. Allora andiamo a vedere anche un altro. Pronti? Ed eccomi qua! Ho cambiato semplicemente il top. Ho messo un top bianco in chiffon, taglio halter top. E già, ho cambiato anche i sandali. Ho messo da sandali bassi a sandali col tacco. Colore argento, perché l'argento, oro, nero e nude, io lo ripeto, funziona con tutto. E allora ho fatto semplicemente, gli orecchini pure, non dimentichiamo gli orecchini, gli accessori fondamentali. E vedete, ho cambiato 3 cose, le scarpe, il top, e ho messo questi orecchini diversi, pure di bigiotteria, tipo 10 euro, e ho creato un look da sera, che va benissimo per quest'estate, che esci con gli amici a fare una cena. Allora, vedete? Questo è un altro look. Andiamo a vedere un altro. Pronti? Ed ecco che ho cambiato di nuovo look. Ho messo questa camicia con queste maniche un po' alla moschettiere, che comunque combina molto bene con questi pantaloni e cambia radicalmente il look. E poi, se vi portate una camicia come questa nella vostra valigia, la potete combinare in tanti modi. Con questo pantalone tipo chiffon, con un altro pantalone tipo pinocchietto, con delle gonne, anche con dei short, per creare un look completamente diverso. Insomma, una camicia un po' particolare, a maniche lunghe per quelle serate un po' più fresche, insomma si può combinare in tanti modi. E come avete visto, con un pantalone e 5 top diversi, abbiamo creato 5 look completamente diversi che potete intercambiare facilmente durante le vostre vacanze, però che occupano pochissimo spazio nella vostra valigia. Allora, guardate le prossime puntate che ho altre idee.